Siamo partiti, io ricordo che una delle prime azioni che ricordo cui ho partecipato è l'autoriduzione per i biglietti degli autobus, dei mezzi pubblici, e quindi lì è stata una bella battaglia perché si entrava senza aver fatto l'abbonamento con i bigliettai che non ci volevano far salire, ci facevano salire, e poi era uno scontro abbastanza forte che è andato avanti a lungo, vari mesi, poi c'è stata questa battaglia, ecco, finita questa battaglia, altri temi, sicuramente l'internazionalismo, cioè si parlava tantissimo, cioè, dell'imperialismo americano e dell'America Latina. Davvero dopo il golpe in Cile c'era stata una presa di coscienza sulla realtà latinoamericana fortissima, per cui avevamo iniziato a non chiuderci più nella semplice bolla del liceo, ma anche andare a aprirci un pochino ad altre realtà. L'antifascismo era il tema dominante perché teniamo conto che, al di là del fatto che sono successi avvenimenti tipo la bomba Molotov fuori dalla scuola, Mi piuttosto ricordo, che c'è in uno dei nostri sì, c'è, e file. poi erano comparse delle scritte, eccetera, che penso che fossero frutto di veramente di cani sciolti a destra, Non organizzati. non organizzati da quello che ho sentito e percepito molti, molti anni dopo. Erano veramente dei ragazzotti o ragazzetti, non so come definirli, che volevano Più contrapporsi, era provocare provocare, che contrapporsi, aiutare. e spesso anche fuori dalla scuola, quando c'era il momento, come piccoli gruppi più o meno organizzati, si diceva andiamo a colpire i fascisti, cioè si andava e ci si cominciava a insultare, ecco, però i fascisti in quanto tali non li ho mai visti qua in valle come davvero organizzati, Squadre. mentre mi è capitato quando ero al liceo, ma semplicemente perché mi ci sono trovate in mezzo andando a Milano in occasioni con i miei genitori, di trovarmi in mezzo a degli scontri ferocissimi, e che mi avevano dato l'idea che sì, nelle città i gruppi fascisti erano molto ben organizzati e molto ben consapevoli di quello che stavano facendo. Ecco. Da noi, almeno per quello che riguarda la mia esperienza personale, li conoscevo, ho presente nomi e cognomi di quelli che si dichiaravano apertamente fascisti, stavano a destra, e se potevano prenderci a spintoni quando si voleva fare un'assemblea, uno sciopero o Facevano. insultarci, per carità, assolutamente lo facevano, però non li vedevo organizzati, ecco, La differenza. almeno qua, mentre in città eravamo perfettamente consapevoli di quanto fossero organizzati, basta solo vedere come hanno colpito, dove, quando e quanto hanno colpito per capire cosa c'era dietro anche. Mi piace che tu mi abbia fatto questa domanda sul noi, perché è una cosa che caratterizza molto quel periodo. L'idea della collettività, dove Non c'era un noi e un loro, l'idea come della citavano. individualità, come la percepiamo adesso, per noi non. Per noi, continuo, non esisteva questa idea di individualità, di competitività, di bisogno di emergere come singolo, di caratterizzarsi come Però ci saranno singolo. state delle persone che fungevano da portavoce, però in generale era più una Sì, certo, collettività. c'erano delle figure di leader, se Sì. vogliamo, perché Sì, oggettivamente delle era figure così. diverse, sì. In tutte le collettività esistono le dinamiche di leaderismo, però la percezione, sì,
secondo me, ecco, come la ricordo io, ma non credo di avere un ricordo da, troppo distorto da questo punto di vista, perché l'ho visto in tanti contesti. Quello che caratterizzava la differenza del mondo di allora con la società di adesso era questa idea che contasse la collettività, la massa, più che l'individualità, e che la collettività in qualche modo determinasse il futuro, potesse determinare il futuro. E un'altra idea molto importante, secondo me, è che qualunque cosa succedesse nel mondo ci riguardava. L'internazionalismo di cui ci riguardava. E poteva essere il fronte polisario nel Sahara piuttosto che i palestinesi, piuttosto che il Vietnam, però qualunque cosa succedesse nel mondo ci vedeva in qualche modo coinvolti. Di quegli anni, per esempio, è il golpe in Cile. Abbiamo dietro il golpe in Cile, noi l'abbiamo vissuto come se fosse successo a noi, e questo era un sentire molto 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 diffuso anche nella vita sociale, ludica, fuori dalla scuola, fuori dal... Perché la militanza continuava anche fuori. Continuava, era a tempo pieno, era il sabato, era la domenica, era il sabato sera, era... 24/7. Esattamente. Ci siamo anche divertiti, eh. Certo, sì, sì. Però l'altra cosa che io ricordo molto, molto intensamente era il senso di responsabilità. Ci sentivamo tremendamente adulti e tremendamente responsabili. Responsabili appunto di qualunque cosa che potesse succedere ai nostri, nel nostro gruppo, nella nostra comunità, ma anche al di fuori della nostra comunità. Quindi un senso di responsabilità molto forte, molto molto forte. No, noi avevamo un'adorazione per, come tipico di questi movimenti, per la classe operaia, quindi sì, per tutto ciò che era popolare, che era anche a volte persino rozzo, no? Cioè bere dalla bottiglia dopo che hanno bevuto gli altri, cioè non avere riguardo per certe cose, cioè loro erano quelli veri, noi eravamo quelli non finti, ma insomma eravamo impostati. Ecco, sì, così, ecco. E quindi questa adorazione ci portava da una parte a immedesimarci, sì, anche se venivamo poi magari guardati di storto, perché sapevano che non appartenevamo a quella classe sociale, no? Cioè ci sentivano come un po' dei corpi estranei. Io ero, ad esempio, figlio di una maestra, di un direttore di filiale di banca, insomma è un po' difficile che le famiglie che erano contadine, operaie, si riconoscessero, eccetera. Però, per dire, questo tramestio portava a che cosa? Al fatto che noi ci sentivamo di immedesimarci in loro, però nello stesso tempo ci aiutava qualcos'altro, che il movimento studentesco, quello dei volantini che sono stati raccolti, a differenza di altri gruppi della sinistra estrema, non patrocinava la distruzione della scuola, non patrocinava entrare in scuola come succedeva in alcuni istituti tecnici, dove ad esempio regnava lotta continua, no? Si entrava, ci si accreditava, cioè si marcava la presenza e poi si usciva e si andava al bar. Ecco, noi avevamo uno slogan che era lottare e studiare per il socialismo. Questo slogan, che facevamo difficoltà anche noi a digerirlo, perché era più comodo bighellonare e anche amoreggiare che non studiare, lottare per il socialismo. Non siamo, magari tranne alcune eccezioni, non siamo mai stati dei particolari scienziati in questo, però ci induceva a dire che lo studio non era da buttare via, lo studio doveva servire per costruire una società in cui anche gli studenti potessero avere un ruolo. Faccio un esempio: il gruppo del Manifesto, fortissimo all over, e poi anche in Val Camonica, soprattutto ad Arfo, Lorenzi, Bondioni, Mello, eccetera, tanti altri intellettuali di primo rango, aveva coniato uno slogan che io mi ricordo perfettamente. Dopo che una delegazione di manifestanti
tardi, li chiamavamo così, l'Overese era andata in Cina, no? Lo slogan era studenti in fabbrica, operai in officina, facciamo anche noi come già fanno in Cina. Cioè, come questo era la proposizione del rifiuto della scuola come strumento di trasmissione del sapere dominante. E quindi l'idea era stata addirittura codificata in un titolo della rivista Il Manifesto: distruggere la scuola, ma non come edificio, ma come edificio metodologico, mentale. Noi no, abbiamo avuto questo vantaggio che la nostra dirigenza, diciamo così, i nostri leader, e invece avevano intuito che si poteva lottare, e ad esempio questa frase, studiare e lottare per il socialismo, rimarrà scolpita nella memoria di Roberto Franceschi, studente della Bocconi, ucciso fuori da Bocconi, e quello fu lo slogan, lottare e studiare per il socialismo. Perché io mi ricordo che ho fatto 3 anni di scuola, di liceo, a Viareggio, e lì era tutto abbastanza chiuso, nonostante fosse, secondo me, si poteva parlare di più con i professori, perché c'era un maggior dialogo con i professori, però era chiuso dentro nelle ore scolastiche, nel senso non ti davano tanta libertà di fare. Quando io sono arrivata a Lovere, io sono rimasta sbalordita al fatto che le assemblee d'istituto erano 5 ore. Cioè ti davano tutta la mattina per fare assemblea d'istituto, c'era la possibilità di fare 5 ore di collettivo al mese sui vari argomenti scelti dagli studenti, per cui la scuola veniva divisa in vari gruppi nelle varie classi e tu sceglievi a quale argomento ti interessava di più e quindi a quale volevi partecipare, per cui sono rimasta un po' sbalordita, però d'altra parte si poteva parlare di meno liberamente con i professori. Io i primi giorni, pro e contro, io ho litigato i primi giorni che arrivavo da Viareggio, i primi giorni io ho litigato con la professoressa di filosofia, e quel primo quadrimestre lì ho avuto 3 insufficienze che non ho mai avuto in vita mia, solo perché studiavo filosofia e non riuscivo a tirar fuori un ragno dal buco, perché proprio c'era una... mi sembravano più ottusi, se vuoi. Capito? Ti davano maggiore libertà da un punto di vista e meno invece, meno, sì, meno discussione, meno parlare. Poi certo c'era la classe della sezione B in cui c'era un professore di filosofia più illuminato che era Bondioni, allora lì probabilmente si poteva parlare un po' meglio, capito? Quindi dipendeva forse anche dalle sezioni, non lo so. Perché ieri ci hanno parlato di una lotta anche antifascista molto forte, glielo vedere sempre. Sì, certo. E la possibilità di parlare con i vecchi partigiani. L'hai avuto anche tu questa esperienza? Sì, questa esperienza, sì. E poi mi ricordo quando era morto Giovanni Brasa. Sì. E avevamo fatto il funerale, quindi avevamo partecipato anche noi. Quindi, insomma... Questa partecipazione a un qualcosa, ecco, una cosa di questo genere a Viareggio non l'abbiamo mai fatta, per esempio, mentre qui a Lovere sì, era molto più aperto, forse perché c'era una lotta partigiana più accesa, più vicina, sai, lì paese ricco fra virgolette di mare, probabilmente le montagne erano più lontane, è vero che c'era Stazzema, Sant'Anna di Stazzema non è tanto lontano, però i 13 martiri di Lovere. Esatto, non era una cosa così vicina, ecco. Per cui sicuramente questo era una cosa buonissima di Lovere, sì. Allora, nell'anno scolastico 1970, la ragioneria di Darfo assieme alla Bettina Pedersoli per la ragioneria e alla geometri finalmente si erano svegliati. Gianni Rinetti, che era un operaio studente che lavorava alla Tassare, quindi era già preparato, e poi Alfredo Domestici, che avrà una larga parte nella creazione delle varie cooperative sociali in Valle Camonica, abbiamo cominciato a contestare. Avevamo una preside tremenda, la Cantamessa, stavo guardando adesso le cose, che era molto rigida, no?
Noi studenti venivamo blanditi, un giorno ci dicevamo che era bravi e il giorno dopo ci voleva cacciare a casa. Anche perché la nostra forza era quella che noi studiavamo, eravamo preparati e quindi non potevano dirci che noi volevamo solo far casino. E grazie a questo fatto qui, per dire, con alcuni insegnanti si faceva questo discorso. Io adesso le dico quello che lei vuole sapere, che c'è scritto nel libro, però io la penso totalmente differente. E mi ricordo che alcuni insegnanti, a parte l'avvocato Domini, che io non avevo, ma la Lucia De Giuli, o anche il prete, che era un prete operaio, cioè uno dei primissimi proprio che faceva base a Cogno, ci sono dei documenti anche lì che parlano, cioè, c'era già questo fermento nel cattolicesimo che si riferiva soprattutto a sostenere gli operai che stavano lottando per mantenere i posti di lavoro, perché era un periodo di crisi, no? Dicevo, abbiamo avuto anche questo aiuto. Nelle scuole lo studio per noi è stato fondamentale. Certo, dopo di noi, noi c'eravamo ancora nel 77, quando hanno iniziato, c'erano gli indiani metropolitani, c'erano gli autonomi che reclamavano il 6 politico, il 18 politico. Noi questi qui li abbiamo sempre combattuti. Noi volevamo che gli insegnanti venissero, però volevamo anche fare ricerche per uscire, statistica, ricerche sul territorio, perché erano quelle che poi ti facevano capire qual era la realtà fuori. Ecco, qui in Valle poi è stato positivo per noi il collegamento con le fabbriche, tanto è vero che nel 76, quando andammo in Friuli, con noi c'erano 3 o 4 dal Consiglio di Fabbrica e l'Union Carbide. C'erano 2 fabbriche praticamente che erano all'avanguardia come Consiglio di Fabbrica, l'Union Carbide a Forno d'Aglione e la Dalmine a Costa Volpino. Addirittura la Dalmine aveva eletto un consigliere regionale, Franco Petenzi, come Zup ai tempi, per dire la forza che c'era ancora all'interno. Niente, il consiglio è appunto questo qui, di sapere quello che fanno i loro genitori, di capire che loro hanno trovato tutto pronto, però stanno perdendo. A grandi linee, cioè, soprattutto a Milano all'inizio è stato come è stato in sostanza la richiesta di maggiore democrazia e di partecipazione da parte degli studenti e delle persone. Una delle questioni fondamentali, soprattutto a Milano, è stata la questione di Piazza Fontana e le manifestazioni che ne sono seguite, con un intervento fortissimo della polizia e quindi anche proprio di uno scontro quasi fisico con dopodiché col clima politico di allora, che era proprio di centrodestra, perché si voleva, è stato proprio un tentativo anche politico di non, quindi c'è stato proprio, cioè come movimento studentesco, i primi anni fino agli anni 70, 71, 72 c'è stato proprio, è stato una richiesta di democrazia in generale, e poi c'è stata forte la richiesta di tutto per quanto riguarda, diciamo così, l'istruzione, la scuola, che noi praticamente, da come era organizzata anche l'università, c'è stata questa richiesta di avere un'istruzione diversa con la possibilità, ad esempio, qua io il primo anno che ho fatto l'università avevo il piano di studi fisso, ad esempio io ho fatto l'esame di latino, che non avevo voglia di farlo, ma ho dovuto farlo perché c'era il piano di studi fissi. Dopodiché, dopo un anno, infatti, già si era cambiato, ognuno abbiamo presentato, come si presenta penso adesso, in piano di studi che è elaborato, ognuno si faceva il piano, cioè per cui c'è stata questa richiesta, quindi anche poi dell'atteggiamento, diciamo così, rispetto, per cui c'erano tutte delle regole all'università che sono saltate poi tutte in breve. In più poi c'era l'organizzazione dell'università, che allora era organizzata come un piccolo parlamento, c'erano tutti i partiti, avevano i loro rappresentanti, per cui c'erano come quelli tutti i partiti in Parlamento, c'erano tutti i partitini anche all'università,
e c'è stata anche, diciamo così, anche con la collaborazione degli insegnanti, dei docenti, che il pensamento nelle statale sono stati tutti praticamente dalla parte degli studenti, è cambiato proprio tutto il rapporto con gli insegnanti e anche con le materie di studio, il modo di studiare, di fare gli esami, la possibilità, cioè tutto una, si è aperto tutto un anno, cioè questo soprattutto all'inizio è stato, diciamo così, uno sfondamento sulla scuola. E dall'altra parte, in generale, come movimenti più generali, era soprattutto il tema della democrazia. Per me è stata un'esperienza che mi ha aiutato. Mi ha aiutato tantissimo, nel senso che io, se non avessi aderito al manifesto, se non avessi aderito al movimento studentesco, probabilmente avrei avuto molte difficoltà in più nel rapportarmi dal punto di vista sociale. Questo mi ha aiutato, mi ha costretto, perché da questo punto di vista io sono stato costretto, perché tu comunque ci dovevi mettere la faccia. Nelle assemblee dovevi essere tu che aprivi le assemblee, che dicevi agli altri: vieni, partecipa, avere i rapporti con l'istituzione, con i presidi, con gli insegnanti, i quali qualcuno ti appoggiava, qualcuno ti osteggiava, qualcuno ti osteggiava in maniera piuttosto violenta, tra virgolette, perché aveva le idee diverse da te, perché comunque queste esperienze ti costringevano a metterti in gioco, cosa che a me non è mai piaciuta moltissimo. Io preferivo il fondo del corteo, dice: ragazzi, andate avanti voi, che ragazzi, andate avanti voi, che io vi copro le spalle. Erano questi, diciamo, questi erano, scusate, alla fine mi sono commosso anch'io. Questi erano, voi non ridete, Marco Cano. Sto ridendo, no? Sto ridendo di ora. Erano questi, cioè, i sentimenti che avevi, perché ovviamente avevamo un cuore anche noi. Certo, duri pure ma col cuore. E niente, cosa rimane oggi è sostanzialmente questo. Dopodiché, ovvio che sono cose che se tu ci hai passato in maniera diretta ti segnano, perché comunque tu hai un certo modo di vedere le cose, e quindi ti devi sempre scontrare con quello. Anch'io. Ti devi. Scusami se vado alle lunghe, ma ti devi in qualche maniera scontrare quotidianamente con chi non la pensa come te, con chi. Perché poi i valori erano quelli. Democrazia. Sì, ma la mia, anche da un punto di vista di familiare, è una questione anche di onestà, e quindi è molto più difficile, cioè, affrontare queste, come si dice, questi confronti, ponendosi sempre da un punto di vista dell'onestà, diventa anche molto difficile farlo, praticarlo. E poi, vabbè, insomma, mica eravamo dei missionari, degli eroi, cioè, e quindi anche noi, vabbè, ti aiutava il fatto di essere giovane. Oggi giovane non sei più, però dici, sei comunque su, diciamo, almeno per me sei contento di averlo fatto.